I temi specifici su cui si sta spingendo ad investigare, a studiare, a ricercare la disciplina della space architecture sono temi relativi alla possibilità di rendere addomesticabili i luoghi estremi in cui la presenza umana ovviamente non è consentita. Parliamo di semplificazioni già esistenti sulla Terra, quindi i famosi analog, condizioni estreme. Gli abissi marini o condizioni di estrema calura o estrema temperatura o di temperatura estremamente fredda, condizioni in cui la vita umana non è possibile, analog sulla Terra e analog rispetto a condizioni spaziali, quindi condizioni che prevedono la conquista da parte dell'uomo di altri pianeti. Nella fattispecie, la space architecture si basa sulla possibilità di poter costruire una base permanente sulla Luna e una base permanente su Marte. I tempi ovviamente sono riferiti a una cronologia che può prevedere la conquista di basi temporanee sulla Luna nel 2030 e 2050 per quanto attiene la conquista di Marte. I temi fondamentali sono la protezione dalle radiazioni cosmiche, quindi costruire la vita all'interno di opere e manufatti che possono proteggere la vita umana. Costruire sulla Luna significa ovviamente non portarsi i materiali dalla Terra. Costruire sulla Luna significa interagire sulla materia disponibile sul satellite terrestre, quindi sul suolo lunare, fatto di regolite e fatto di polveri. Quindi la tecnologia di stampa 3D a grandi dimensioni, allo stato attuale, sembra l'unica condizione per poter costruire anche a distanza, quindi preservando l'uomo nelle fasi operative, quindi le stampanti 3D comandate a distanza in massima sicurezza potranno costruire gli habitat per l'uomo sulla Luna e anche su Marte.